Con l'apertura dei lavori da parte dell'assessore regionale alle infrastrutture e alle attività estrattive Stefano Baccelli, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Minucciano Nicola Poli e del presidente del Parco delle Alpi Apuane Andrea Tagliasacchi, si è aperto nei giorni scorsi a Gorfigliano di Minucciano il convegno Dante Frutos Lapides, ovvero le pietre danno i frutti. Di seguito diversi qualificati interventi per dar conto dell'attuale livello di pianificazione in materia estrattiva, per ragionare della valorizzazione dei prodotti lapidi e garfagnini e dello sviluppo di modelli innovativi ed ulteriori di economia locale, sfruttando anche il paesaggio apuano, ma anche per fare il punto sulle strategie territoriali e le risorse economiche a disposizione. Primo convegno che facciamo sul mondo del lapidio, sul paesaggio lapidio, prospettive di modelli di economia circolare e di sostenibilità ambientale in Garfagnana, un evento importantissimo, ha visto la partecipazione di molte persone, molti interventi qualificati, le conclusioni del presidente Gianni che ci ha dato grandi speranze per il futuro. A chiudere i lavori il presidente della regione Toscana Eugenio Giani, che ha riservato grande attenzione a chi vive i territori della Toscana diffusa, alle esigenze delle comunità locali, ai problemi della logistica, della competitività e delle connessioni, assicurando la vicinanza sua e della regione. Insomma, una visione strategica in cui sono tenuti insieme e guardati con buon senso e organicità gli aspetti economici, ambientali, infrastrutturali e di contrasto allo spopolamento, che è il nostro obiettivo in un'area montana ma di grande interesse e bellezza come quella della Garfagnana e dell'Alta Garfagnana.